Ora mi raccomando, eh. Buongiorno. Buongiorno. Siamo arrivati. Buongiorno, benvenuti. Sei mai stato qui al Museo Tibet? Immagino di no. È la prima volta. In un altro museo. Prego. Oddio, figo! Lì, con quella bocchina e l'occhio cinese, ma come facevano a vederci? Come facevano a vederci? Ora ti faccio vedere come si proteggevano e quali erano i problemi tra proteggersi. Poi, eh. Questo si chiama il grande salone della quadreria. Questo è l'armatura del cavaliere, quindi di chi combatteva a cavallo, perché la lancia si usava soltanto a cavallo e quindi il cavaliere si protegge dalla testa fino ai piedi. Perché non si devono toccare? Perché l'umidità che abbiamo sulle dita si deposita sul metallo e poi provoca la ruggine. Anche se verrebbe voglia di toccarle, verrebbe voglia di indossarle. Vedrai che invece riesci a sopportarlo benissimo. Ma loro come facevano a correre? Correvano male, infatti quelli che andavano a piedi avevano l'armatura senza le gambe. Per ora ti vorrei far provare qualche pezzo di armatura. Guappa! Ma cos'era per difenderci? Sì, proprio. Hai capito subito. Poi si mette lo spallaccio, io ora sto facendo lo scudiero, che bene, si aiuta a vestire lo scudiero che aiuta a vestire il cavaliere. Piega, no, tieni il braccio piegato, così. Senti come pesa? Sì. Aspetta, ecco qua. Crollo, è troppo. No, resisti, poi ce la puoi fare. A me mi sa che questo serviva quando uno, no, quella di tutta dorata, uno andava a cavallo, poi la trovava uno giù, metteva la lama così per terra e gli tagliava la spalla. Ti faccio vedere la sala della cavalcata perché non puoi perdere la più bella sala del museo. Sì.